Welcome to the 9th edition of Made in Steel. This has been a very special year marked by the pandemic, but Made in Steel, with its opening, which is about to start, marks a small but big success for the steel community, for the Italian and Southern Europe steel industry in general. We have here the president of Made in Steel, Mr. Morandi. So we are here after postponing the event twice due to force majeure, and we have here the most important actors of this industry. How would you describe this edition of Made in Steel? This Made in Steel will be completely different from 2019, but that does not mean that it is not going to be rich in contents, emotions and ideas. Our industry is going through a unique and unrepeatable moment in time, and we want to grab this. And we will be able to do that only if we manage to think about the future together. And Made in Steel is a way to allow the whole industry to exchange ideas and to think and have insights. So I expect that this cultural evolution that will also be supported by the National Resilience and Recovery Plan will benefit the steel industry significantly. This will be possible if entrepreneurs and our labor force as well will work hard, just like our fathers and grandfathers in the aftermath of war. So we're very confident, also because exhibitors and visitors have reacted with a lot of enthusiasm. We are very happy to be back in presence, to see people, to look at each other into the eyes. And this is the first event of the steel industry worldwide with real people. So thank you very much to all of you also for following us on the internet. Well, you said that exhibitors and visitors reacted very well. So a couple of figures: more than 10,000 square meters, more than 200 exhibiting companies coming from 15 foreign countries. So notwithstanding the mobility difficulties that still haunt Europe, we have had nevertheless a great response and reaction. So Made in Steel is business and networking for the steel industry, but Made in Steel also has a heart. The heart is the content organized by siderweb, the community of steel. And we will see the contents this morning and in the afternoon, as well as in the following days. But let me give the floor to the general manager of SiderMed, Mr. Lucio Dall'Angelo. Lucio, what can we expect today? Well, thank you very much, Elisa, and thank you very much to all of you who are following us on the internet live as well. As our president said, there are many, many new things this year. First of all, a channel which is dedicated to all what is happening at the event. So you will find several contents that will be broadcasting in the next 4 days on our siderweb TV, our YouTube channel. Contents, faces, stories, all what is going to happen in our conference room, but also in our corner, where interviews will be held with their protagonists. Elisa, you were telling us that the contents have always been the pillars of our event, and this is true also this year. Together with our siderweb team, we have been focusing on a very specific project that can be summarized by the title of Made in Steel: Renaissance, Rebirth. There is a recovery, we are experiencing it, but what we want to do together with our community is to organize a true renaissance. This means a paradigm shift. After the pandemic, we will have to make the turn, and there will be a before COVID-19 and an after COVID-19. So during these 3 days, we will have
several meetings. After the opening ceremony, we will listen to Alec Ross, a man with a vision. Then we will continue with Still Vision in the afternoon. We will try to understand more about the future of the steel industry, focusing also on the international scenario. Tomorrow morning, we'll talk about the way how steel can generate beauty. Beauty can generate relationship, and relationships generate a way of living. So we'll talk about Polis. And in the afternoon, the general assembly of Federacciai will take place, and we're very glad to host it. On Thursday morning, together with the Assofermet friends, we will talk about the distribution. The value chain is changing as well, and we will try to understand how it is changing. And then we will conclude on Thursday afternoon with the bilanci d'acciaio, the steel balances. So we will present the accounts data in 2020, our survey, and then we will debate with five protagonists of our industry. More or less, this is what is going to happen in the conference room during these days. Well, what a summary. The summary is so rich. This means that there will be three very intense days. So this brief introduction to the day is concluded here. So stay tuned with our streamed program with all the contents of the day, including the interviews to the protagonists of the industry. Thank you very much and enjoy the day still. Biperbanca. Da più di 150 anni parliamo la lingua dei nostri clienti. Buongiorno, Ada. Come andiamo? Tirami avanti. Dai, ti imbotta, va là. Biper Banane e Lamponi. L'ortofrutta che Bianca ha rinnovato con il nostro aiuto. E consegno anche a domicilio. Biper Batter d'Occhio. Il tempo che Bruno ci mette a inviare denaro da quando usa l'app. Quel basamè lì le minga fuori. Biper Bel Paese. Da Torino a Brescia. Da Arezzo a Cosenza. Perché paese che vai, Biper Banca che trovi.
year old, the Italian Association for Metallurgy is pleased to invite you to the next European Congress about continuous casting that will take place in Bari. This meeting can be attended live in Bari after the health emergency that affected our countries, and it is an important meeting that represents a fruitful opportunity for the exchange of ideas, technological advancement after the productivity troubles that have affected our companies during the emergency. We hope to find you in Bari. Certainly it's possible also a connection, a remote connection to involve you in this important meeting, and we wait you on October 20th to 22nd for this meeting, and so see you soon. The Green Way, for automotive industry, supply chain. We recycle scrap, giving steel infinite life. The continuous charge of capable scrap significantly reduces the environmental impact of the merger. We do not waste the heat produced by melting plants. In this way, we reduce CO2 emissions. More than 5 kilometers of oxygen pipeline eliminate 1,250 tanker trips in 1 year. We have acoustically isolated more than 20,000 square meters of surface. We have reduced
the use of fresh water for production purposes. We recycle 100% of powders and gases produced by the melting activities. We will cut 8,800 tons of CO2 in the next 20 years. Green steel. For us, not only a mission, but a concrete reality. In a world where change is the only constant, where the pace of life is getting faster and faster, and where distances are becoming more and more irrelevant, we are designing the logistics solutions of the future. Our customers' needs are the blueprint we use to make their individual requirements become a reality. Whether it is single wagons or block trains, conventional or intermodal solutions, we offer comprehensive first last mile services that extend as far as high frequency networks on the Eurasian continent. 24 hours a day, 365 days a year. That's how we roll. With the passion and innovative strength of our 9,400 international professionals, we provide a major contribution to making rail freight transport the logistical backbone for the Europe of the 21st century. 95 million tons of goods transported every year undoubtedly prove that fact. Thank you.
2021, siderweb compie 20 anni. In 20 anni siamo cresciuti e diventati una community. La community dell'acciaio radicata in Italia, ma capace di guardare anche oltre confine. Per questo oggi parliamo anche inglese e francese, grazie a notizie tradotte in tempo reale. Lo abbiamo fatto per rendere possibile il dialogo con gli operatori di tutto il mondo, perché il mondo ci guarda. Un pubblico sempre più vasto ed esigente chiede più notizie e più mercato. Così abbiamo allargato la gamma di prodotti inseriti nella rilevazione settimanale dei prezzi effettuata dal nostro ufficio studi. Provo io, ti faccio Oggi provare sono disponibili anche le quotazioni di 17 prodotti in acciaio inossidabile, tra finiti e materie prime, che portano a 54 i prezzi rilevati per il mercato nazionale. Abbiamo reso più agile e veloce la navigazione su siderweb.com. Provo io un sofisticato sistema di intelligenza artificiale consiglia gli articoli vicini agli interessi di ciascuno. L'esperienza immersiva dell'Infinite Scroll permette inoltre di leggere notizie in successione, senza più click. Abbiamo infine introdotto gli audio articoli. Adesso analisi e news, prezzi e mercati sono riproducibili in formato audio. Ciò consente alla nostra community di restare aggiornata in ogni momento. Testing English Channel, vado sull'italiano. Quattro novità, quattro regali per il compleanno della nostra piena maturità. E una promessa, vogliamo continuare a crescere, tutti insieme. Siderweb, da 20 anni, parla l'acciaio. We'll be right back.
Siderweb è la comunità dell'acciaio. Da 20 anni il punto di riferimento per l'industria siderurgica italiana. Ogni giorno su siderweb.com puoi trovare le più importanti notizie dal mondo dell'acciaio nazionale ed internazionale. Interviste ai protagonisti, video, rassegna stampa giornaliera, approfondimenti, rubriche e la visione degli esperti. Contenuti di qualità preparati ogni giorno con passione e professionalità dalla redazione di Siderweb. L'ufficio studi Siderweb rileva i prezzi dei prodotti siderurgici italiani. Quotazioni certificate dal laboratorio di statistica, dati, metodi e sistemi dell'Università degli Studi di Brescia. Inoltre, analizza settimanalmente i trend di mercato dei diversi prodotti in acciaio. Un'offerta che si completa con i prezzi internazionali, l'analisi tecnica e la rilevazione dei volumi. Made in Steel, bilanci d'acciaio, i webinar e i convegni digitali settimanali sono solo alcuni degli eventi gestiti da Siderweb. Momenti di incontro e di confronto, di relazione e di approfondimento. Siderweb mette inoltre a disposizione le conoscenze consolidate per percorsi formativi personalizzati attraverso Sider Lab. Sider Hub affianca invece le imprese nella costruzione e nella narrazione del brand. Strategie di comunicazione per il mondo dell'acciaio. Siderweb. Da 20 anni parla l'acciaio. This is what AIC has been doing since 1975. Automazione Industriale Capitanio designs, manufactures and commissions turnkey automation plants worldwide. For decades, we've been moved by an unchanging passion that drives us to innovate constantly, to always provide our customers with the best available solution. Their experience is all in your hands. Capitanio, tailored automation.
stata appunto un anno fa, quando è successo il tutto, a dover chiudere l'attività, e dal di lì ho cominciato a tirare fuori il meglio di quello che stava succedendo. We'll be right back.
not true that we want our industry to start off again. We prefer to say that it's the fault of the pandemics and the crisis, and we must instead seize the opportunities of a new future. Otherwise, it's useless, a place where to relaunch our social and economic relations. Don't tell us this is our moment, our opportunity. It's more easy to say that the government is short-sighted and that we're interested in seizing the opportunities of the recovery plan, Next Generation EU, our lost resources. It's not true that we need investments in infrastructures, sustainable mobility and ecological transition to solve the crisis of our supply chain. It is evident that when the memory of the past, it's unthinkable to believe that the future of steel is us. We are an old supply chain. We're dirty and bad and not digital, not sustainable, not capable of innovation. To speak of the image we want to give ourselves is not important. That's why we don't believe that it's important to invest and attract talent, which is a vision of steel which cannot live without our humanism. It's not true that change is inside us. Let us give up, and if we do give up, we cannot be reborn. Instead, we have to be reborn. Change is inside us. It's not true that steel is inside us. It's not true that steel cannot live a new period of humanism. Those of us who have this vision know that it's important to invest and attract talent. That's why we do not believe that it's not important. Storytelling and the image we want to give of ourselves, digital, sustainable, and capable of innovation, and not an old, dirty, and bad supply chain. We are the future of steel, and it is unthinkable to think that we are the memory of the past. It is evident that to solve the crisis of our supply chain, we need investments in infrastructure, sustainable mobility and ecological transition. And it's not true that the Next Generation EU are lost resources. We're interested in seizing the opportunities of the recovery plan, and not that it's more easy to put into question the short-sightedness of the government. This is our moment, our opportunity. Don't tell us that a place which can give relaunch to our social and eco-op relations is useless. We have to seize together the opportunities of a new future. And we mustn't prefer to say that it's the fault of the pandemics and the crisis. We want our industry to start off again. It's not true that there are no prospects. Let's look inside of us. The supply chain can start off again. Let us stop thinking that there is no renaissance. Good morning. Good morning, everyone, and welcome to this 9th edition of Made in Steel. This is us. This is our vision. This is our soul. The steel supply chain has started off again, this renaissance of steel. Some people believe that we are bad, dirty, and ugly. Some believe that industry and manufacturing have no future. Some people believe that there is no hope. We don't, instead. We are beauty, we are strength, we are culture, we are renaissance.
these are the keywords which with their powers signal not just recovery, but a change in prospects and paradigm shift which we are witnessing. There are two keywords, two thoughts we would like to share with you today. The first concerns the change in perspective, the way in which we look at things, because it's true that we come from two very tough years, a world pandemic which has hit human lives and entire industries of the economy, including ours, and then accelerated recovery after production had stopped with an explosion of consumption and prices, which reached a historic peak. But today, at long last, we are here, and we can meet each other again, see each other, stay together, to reason on the future of an industry which can indeed relaunch itself, following the challenges of digitalization, green trends, and strong of the competences and its human capital. This is the effort we are making, and I wish to thank you all, starting from visitors, exhibitors, supporters, you speakers, the associations, because like us, you are investing on this rebirth, this recovery, starting from this new perspective. And that's the same thing which happened in the initial video. The words were exactly the same, but if you read them in the other direction, you understand how brave, hopeful, and future thinking you can be. And the title of this edition, Renaissance, here begins the steel rebirth, has something to do with Renaissance, a wish for the future. All beginnings bring with them the weight of what is unknown, of fear, of things we don't know about. But I've always loved these because these are the moments in time where we can choose who we wish to become and what kind of a future we want to build. So in following this Made in Steel path in these 2 years, we at siderweb have tried to give an answer to the question, yes, so we do see a sustainable supply chain where knowledge, beauty, and innovation can indeed bring us to create an inclusive culture with the men and women at the heart of it all. But as the pandemic has taught us, no one can save himself or herself by themselves. And so we have here people ready to give an answer to the question, what future do we want to give to our industry, to our country? As you can see from the program, the conferences of this 3-day event have been studied to respond to this question, what future do we want to give to ourselves, to the supply chain of steel and to our country? Later, we will have Alec Ross, someone who has looked to the future. He has seen the future. We will ask him to project us into the future made of beauty and innovation. In the afternoon, we'll ask ourselves what kind of a market we want to become. We'll ask the prime movers of this field, with what level of internationalization do we wish to act in the market? And on Thursday, with the Assofermit friends, we will reason on the future of the distribution system. Tomorrow morning, we will ask ourselves, what kind of a city do we wish to build? A polis made by man for men, which has plants as a central element and steel as the mother material of all supply chains. Always tomorrow in the afternoon, our Federacciai friends will make this conference room their home. Here there will be an annual meeting entitled Steel Defines the Future with Carla Bonomi and the president of, vice president of Confindustria. And we'll ask ourselves, what do we want for the future? Bilanci d'acciaio. The budget or the finishing line of steel is going to be really interesting. We will present all the budgets for 2020, 2021 and 22 forecasts in cooperation with Biberbanca and the University of Brescia for the forecasts. So this is Made in Steel, a great program, a renaissance to write together, to choose together and to witness together. Now, I don't want to take up more time because I'd like to leave the floor to those who, with their strength, vision and courage, have made it possible to organize this event. I invite here on the podium the person who 16 years ago saw a future which did not exist, imagining and founding Made in Steel. An applause for our CEO, Emanuele Morandi. Thank you.
Thank you, Francesca. Thank you, and welcome back. I confess that I'm really excited and touched to see you here in presence after such a long time. We had to postpone twice this event. That was really tough because of the pandemics. But thank goodness we meet again today. And this edition represents, and I say this with pride, a world record. We are the first event concerning the world of steel all over the world held in presence. Thank you. So we all felt the need to physically meet each other, to look at each other, to exchange views, emotions, something which with digital systems we just cannot replace. We wanted to meet each other, and that's exactly what we're doing now. As Francesca said, the leitmotiv between this three-day event is the theme of Renaissance, the Renaissance, the rebirth. We wanted to represent this with the phoenix behind me, and which we have made in steel, where we have the siderweb television center, thanks to our artistic director Giorgio Guidi. And it's a very beautiful phoenix sculpture, and it is illuminated as if it were truly the bird of fire flying behind us. So, the Renaissance, this topic, I am not Alessandro Barbiero, so I'm going to say this with my own words. The Renaissance was a very special moment in time when a Florentine family, the Medici family, made available to artists, architects, sculptors, the economic resources they had to make the two things which in Italy we have in plenty, beauty and culture. And so what really struck me in the Italian Renaissance, something which no one will ever be able to copy us, is the following. Lorenzo de' Medici, called the Magnificent, who came from this Florentine family, became the Lord of Florence when he was only 20 years old. It was in 1469. And so this is a message we would like to put across, and I'm sure that Alec Ross will go back to this topic too. We need young people, we need women in order to truly experience and live this Renaissance. So I started off from history. History has always taught us important lessons, and the pandemic crisis which we have witnessed has given us a surge in adrenaline for the entire system. It has created the conditions which just 2 years ago were totally unimaginable. For example, today we are more aware that there are two pillars upon which we can build our future, namely innovation and sustainability, innovability. And we have accelerated this process during the pandemic. And the first message we want to put across in this three-day event is, let us not waste this crisis. Let us use this crisis in order to accelerate in these processes. We have charted the course. It is well indicated by Next Generation EU and by the Resistance and Recovery Italian plan. And in the survey we will present during the Lanci d'Acciaio, we've seen that the majority of the entrepreneurs in our supply chain have said that in Next Generation EU, that is in the National Recovery and Resilience Plan, great opportunities for the steel industry. So let us seize these opportunities. We cannot forget the criticalities, the shadows looming over our industry called expensive cost of energy, oil which has gone totally crazy, and other commercial trends. And these will be discussed in detail in the following conferences in this three-day event. I was mentioning this great opportunity we have. I see this as a kind of Marshall Plan which Italy must manage to implement. But let's remember one thing, the Marshall Plan, which was an American aid program concentrated on Italy, was the spark which generated our recovery in the aftermath of the Second World War. But it was truly the entrepreneurial class and the labor force
following this idea, which then managed to embody these opportunities. So it's a kind of national plan, like the one evoked during the Confindustria general meeting by Prime Minister Draghi. And Prime Minister Draghi's proposal is an attempt to create the conditions in order to achieve the short-term objective of recovery, but also long-term objective, which means a truly different paradigm shift. I wish to thank Alec Ross so much for having accepted our invitation. In his last book, he speaks of this as a social contract. But we need a new social contract, a new social pact within our supply chain too, just like in all the other supply chains. Because if it is true that the raw material, and here I quote Alec Ross of this age, is data, that's the raw material we have, data, and it was soil for the agricultural era and steel for the industrial era. If it's true that now it is data, the exchange of information, that's the raw material of our era, then we have to rethink our way of interpreting the market, because the market is no longer a place where people clash. It becomes a place where people cooperate for networking, helping each other, because we need the data of our customers downstream, the data of our suppliers upstream, and we must cooperate not in an anachronistic, conflictual way. We must instead try to embody all this information and do it together. So this new paradigm obliges us to step out of today's views, which are selfish and short-sighted, and create instead an economic system, a true supply chain cooperation. We are the leading class. Let us try to adopt the logic for Italy as a whole. We need a new cooperation-based logic instead of a logic based on conflict and clash. That's why we created Made in Steel, a physical, cultural, business environment where the entire community can indeed be present and communicate and find new ideas. And with this, manage to fuel one's own operations and strategies. I'll try to list some points which, in my opinion, are of fundamental importance for our future plans. First and foremost, we need long-term plans which integrate the short-term budgets. Then, with the introduction of new young people and women in leadership roles and in the front line, and not just therefore in words, we must really push on innovation and sustainability, investing in training and communication, concentrating on the digitalization of processes and capable managers, and lastly, creating close alliances with customers, suppliers, colleagues, services. And here I'm not just speaking of acquisitions and corporate integrations, which could all be very well, but cooperation initiatives which concentrate on the creation of new jobs. So what I'm hoping for will be embodied here in Made in Steel. Tomorrow afternoon, we have the general meeting of Federacciai, and thanks to Federacciai, here represented by my friend Tonino Gozzi, and thank you to Assofed for the conference on distribution and retail, which will take place on Thursday morning. And given that we're in October 2021, let's say happy birthday to siderweb. 20 years have passed. We were much younger then. It was the 11th of October 2011 when we 2001 when we presented in Brescia this idea, which appeared to be a little peculiar, that of creating siderweb. Some of those who were present then, unfortunately, are no longer here with us. But they have marked the history of the steel industry. We will always bear their memories in our hearts. We will remember them forever. But I believe that the strength and the enthusiasm which motivated us in the past when we were younger still animates us today in this unique historic moment. And this can be found in the fact that we are first of all people and then entrepreneurs.
and that we are aware that only together we can truly carry out a real change. There is magic in the air. I can really feel it. And I hope that you can perceive it too. But it's important to be able to transform this in real actions, visible actions, not just a facade. We have tried to give some signals within this room in the following way. This morning, for example, to present Made in Steel, we invited, not myself, because I presented this in the last 8 editions, but Francesca, a young woman, in order to put across this message. And there's Paolo behind the creativity and communication of Made in Steel, with Giorgio Guidi, who is our artistic director, whom I thank for the ideas he has given us. Before I conclude, I wish to thank our sponsor, Biperbanca, above all, Stefano Vittorio Kuhn, who has understood the importance for a banker to know the logic from the inside, from an operations and strategic viewpoint for an industry which is as important as the one of steel for the whole of Italy. Remember that Biperbanca will be supporting us on Thursday afternoon during the Bilanci d'Acciaio event. I wish to thank all the different professional associations who have sponsored the event, from Federacciaio, Assofermet, but also IEM, Centro Inox. I wish to say a very heartfelt thanks to the team headed by Lucio Dall'Angelo, who in this period has put so much passion and enthusiasm, stress in what they are doing, a lot of stress in order to organize things and moving Made in Steel. And so thank you and a big hug to everyone. I also wish to thank Fiera Milano for having hosted this edition. Thank you to Luca Palermo, to whom I now give the floor. This was truly a difficult edition. It was an uphill, difficult task. Very often we exchange views on the difficulties. We had a major weight on our shoulders, but now we're at the peak and we can enjoy the scenery. Thank you to my family, starting from Wanda, who really supported and put up with me in these months of stress, Paolo, Francesca, Federica, Faustino, and my 3 grandchildren, plus one, because some of you must have understood from Francesca's rounded forms that she's expecting my 4th grandchild. Thank you. And so thank you to all of you exhibitors. With your support and with your participating in this Made in Steel event, you have shown that you are aware that we're going through a historic and unique moment in time, during which what is at stake is the next decades. And we want this to be carried out with the role of prime movers. We don't just want to be prime movers, we want to win. Thank you. Thank you very much. I was hoping, dressed in black, to hide my next surprise. So, as our president was telling us, Made in Steel is conference and exhibition. Without this place, we could not meet and exchange ideas. Therefore, I would like to leave the floor to the managing director of Fiera Milano, Mr. Luca Palermo, to come and join me on the stage. Thank you very much. No, the black cannot hide your eyes, because when a woman is expecting, she has wonderful eyes, exactly like yours, beautiful eyes. Emanuele, I am also very moved and excited, because Made in Steel represents something very special. Let's start from the title, Rebirth. I've heard a lot about restarting. I absolutely agree on the idea of rebirth. And I'm telling you this from my industry, the industry of exhibitions, that for 18 months, because of force majeure, had to give up its important role. Exactly 1 year ago, I became a member of the board of Fiera Milano,
and I was lucky enough to meet Emanuele, who, with a lot of courage, actually, he passed me his courage about the rebirth, because he did not come to talk about cancelling and postponing. He came to talk to me about what we could do together in 2021. And the symbiosis was such that I was able to be permeated by his enthusiasm. So I decided to share this rebirth, to share his courage and to disseminate it. And when we finally managed to fix the date and confirm it, his courage was rewarded, exactly like the courage of all of you entrepreneurs who have chosen, entrepreneurs and associations who have chosen to be here today in Fiera Milano to talk about a vision. Made in Steel is rebirth. Made in Steel is a vision. And I believe that the opening video perfectly communicated that, the courage and the vision. And I would like to thank you, because Fiera Milano, which is the place where people meet, where companies meet, where visitors meet exhibitors, and where innovation is born, where attention focuses on the future, well, this is epitomized by Made in Steel. So I would like to really thank you for your vision and for your courage. When I think of Fiera Milano and what Fiera Milano can do to support you, well, of course, we can provide you with a place that is efficient, where companies, suppliers, customers can meet, and where it is possible to do what Emanuele was hoping for before. The rebirth after the pandemic has to go beyond divisions. This difficult period we have experienced has taught us that acting as a system and being united is paramount. I believe that Fiera Milano is the place where becoming a system is possible. Because, of course, here we can show and exhibit the best that our companies can do, but there are also areas like this one where you can exchange ideas, where you can meet, where you can see that the old brick and mortar can be together with the forefront of progress, and the two things do not clash against one against the other, but they're instrumental to each other to build a future. And when we talk of steel, we are talking of the infrastructure. I mean, our life is permeated by steel, and also the world of data is based on steel. Maybe there will be different formulas, different recipes with which we are going to produce our manufacture. But steel will always be there. And I'm telling you this because right now, here at Fiera Milano, next to Made in Steel, there are two other very important events. In the halls nearby, EMO is taking place, and EMO is the most important exhibition of tooling machines worldwide. Tooling machines today are data, robotics, artificial intelligence. These are machines that produce machines and produce themselves. In other words, it is very relevant to what you are showing and debating here, steel machines and steel. And on top of that, there is also another important event that is about to start, Vitrum, which is related to the glass value chain. So after 18 months of absence, of silence, a loud silence, this place, Fiera Milano, is back to the heart of an ecosystem. It is the starting point, the interface for Italian companies to show their products, their capability of internationalization, and Milan is a hub attracting the world. So we want to bring Milan to the world and the world to Milan. And before the pandemic, this exhibition center had a value in Lombardy of approximately 8 billion euro in terms of
revenues and 45 billion euros in terms of business that was generated in our halls. From now until December, we will organize approximately 30 events. We used to organize 50 events per year in the past, and this shows that we are really reacting to the need to be back to the exhibition centers. And Emanuele believed in this from the very beginning and gave us his courage. He passed it on to us. We have a precious role to play, being the hub for an important value chain like steel, being the partners for the value chains in general, being the place where people can meet. Well, this is all what we can do. But in the future, we want to do more. We want our headquarters and the events taking place here to really shine and outperform. We know that continents, the mobility amongst the continents, won't be easy in the next few years. But nevertheless, we want this place to be the reference center at European level, so that when you think about the steel value chain, you think about Made in Steel and Fiera Milano. So Milan, Italy, Europe, the world. Thinking about Europe, we want people to think about Milan. That's our ambition. And we want to do this together with those like siderweb and Made in Steel and the entrepreneurs who are sitting here today, because they believe in this. And after saying all this, I wish you a successful exhibition. I wish you profitable proceedings, a profitable exchange of information. I wish you to define and build the ecosystem Emanuele mentioned before. I hope that all this will take place here and that the beginning of this rebirth is going to take place exactly here. It is a challenge. We need innovation. We need courage. And for sure, we've got innovation and courage. We can see this here. And you can rely on Fiera Milano that will always be supporting you as a partner, not just as a place, but as the place where these things can happen. So thank you very much. Enjoy your 3 days. And I'm here to support you also in the coming year, hopefully. And my wish is that the rebirth that has been mentioned is the rebirth of our whole country, because that magic that Emanuele was mentioning is something we all perceive, and the queues in front of the entrance are the proof of that. Thank you very much, and enjoy your stay. Thank you, Luca Palermo, for this injection of enthusiasm and courage. So Federacciaio has always been close to us. I wish to thank you for this closeness proven in the years. Tomorrow you will have your general yearly meeting. I invite the vice president of Federacciaio, Antonio Gozzi, to come to the podium. Thank you, Francesca. Thank you, Manuel. When President Banzato asked me to replace him in this initial edition of Made in Steel this year, I said, you're giving me a great gift, because the link I have with you, with your family, goes back in the years. And we've worked together for a very long time when I was the chairman of Federacciaio. And so I'm happy to be here because I share the spirit of this initiative and the things that you have said. And now let me explain why, from our point of view, from the point of view of Italian steel industrialists. This is a magic moment for Italy, because in Europe, which must look for its own destiny, which must try to understand what to do in the future, because there are major unknowns and challenges facing it. Italy is indeed gaining loss of ground and authoritativeness.
the Italian steel industry, which too often is simply identified as a few peaks of crisis, is instead a steel industry which has held a record in Europe because it's an electro-steel industry. The Italian electro-steel industry represents nearly 80% of Italian steel production. And as you know, EAF is nearly totally decarbonized to produce 1 million tons of steel from an electric furnace. You need 10 times less CO2 than with a normal system. So this record, you've reminded us of some pages of history. I too want to do the same thing for our field. And so this record, as often happens, comes from the invention and creativity of some entrepreneurs and opportunities in the wake of this. Greta Thunberg wasn't even born yet when, after the Second World War, a small group of steel industrialists, especially from Lombardy, decided to create electric arc furnace steel because the plants were close to the Alps, because there were hydroelectric plants in the areas supplying energy. They didn't have the money, this group of people, to create large integrated cycle plants. And so the technology of EAF was appropriate also to the amount of financial resources they had. And there was scrap, metal scrap. And so this set of coincidences gave rise to the birth of an industrial supply chain, which is a record holder in Europe, because all other Europeans want to do what Italians have done in the last 60 to 70 years. Of course, this also represents a challenge. Why? Because a decarbonized steel industry, the electric arc furnace steel industry, obviously needs energy and vital loads. And this is where we will bet our future for the next few years, because it is in these two fields that we have to continue holding a record. We have to be capable to face up to competition on the access to raw materials, which will be much tougher than in past years, where the majority of European steel industry and steel today was an integrated cycle steel based on coal. So that is the challenge, a challenge which is based on the concept of internationalization. Because if we do not manage to seize opportunities in the upstream business at an international level by ourselves, we will just never make it. And this means the continuous innovation of our processes and a convinced approach to decarbonation in the very ambitious objectives which Europe has fixed itself, but also thanks to the slogan of our Federacciai annual meetings and the future industry of Italy. And here I conclude. Europe, with its ambitious programs of decarbonization by 2030, by 2050, is indeed running a major risk, because with just 8% of world emissions, it wanted to be the best in class. It wanted to show that it was a pioneer in the strategy against climate change. And this is a risk, because it's not given for granted that the other major industrial areas of the world, China, India, United States, will follow in the same way and with the same timing
the very complicated and difficult paths to decarbonisation. And to make sure that this bet does not run excessive risks, it means that we have to defend the heritage of European industry. It's not possible for decarbonisation policies to lead to a defeat or marginalisation of European industry, because without industry, Europe would be even weaker in the international context and in international trends. So I am a convinced supporter of the decarbonisation strategies, and at the same time we are convinced supporters of the fact that this strategy must be pursued with intelligence, balance, and not just slogans. Someone rightly said that it's not that if you make the path harder every day, you can solve the problems of decarbonisation. It's an extraordinary revolution which can be carried out only with the help of companies and technology, and the rest is just blah, blah. So I wish you a very happy Made in Steel. Thank you very much, Mr. Antonio Gozzi, for proving that sustainability is not just a catchword. So thank you also for hinting to the past of our industry and the future with its challenges. As a firm, it has always been supporting us and plays a fundamental role in our value chain. This is why I am glad to invite the president of Assofermat, Riccardo Benzo, to join us on the stage. Well, first of all, good morning, everybody. It is a pleasure to finally be in a real room with people. I mean, it's not crowded. Everybody is keeping a safety distance, but finally we have human contact again. I would like to thank siderweb for making this possible. It is an event that I really do hope will mark a renaissance and a rebirth, as well as the possibility for individuals, entrepreneurs, and all those who help us define a vision for the future, as we will have the pleasure to listen to later on. So we're all together finally, and we're all trying to find a common denominator amongst the different actors in this field. It is a difficult task. For years I've now been the president of Assofermat, a complex association with many different souls. But let's now focus on the steel side. I have to say that I have encountered some difficulties in developing joint proposals, permanent working groups. So I really do hope that after the pandemic, now with this rebirth, with a new role in Europe, as Mr. Gozzi said, that Italy is playing. Italy is really advanced in many industrial industries, in many industrial sectors. And so this should actually be the opportunity to get all the different parts of our value chain involved. There are significant opportunities. However, chaos, lack of order, and divisions do not help, but rather slow down the whole process. So we all have to understand what can we do and where we should stop, because mediation is paramount and will allow in the medium long term to achieve more profit and more results than we are achieving now. So we should drop our defenses and work together, and I'm sure that we will succeed in doing that. Users, processors, and steel makers, we know that all the different components of the value chain have to work together. It is the steel industry, and we all need each other. Steel mills need their customers, people who process their steel. And the distribution, which I'm representing here, has played a fundamental role during the pandemic, managing
to dampen some significant shocks. We all know that producers in Europe have had some difficulties. Absolutely understandable. I mean, we went through such a disruptive period that difficulties emerged also in terms of supplies. And we all know about this now with harbors invaded by material, the lack of trucks and truck drivers to move materials and goods. I mean, we all know about that, but I believe that now in this recovery phase, now that the pandemic is not finished, but it is at least softer, so we have been able to guarantee the basic supplies that were necessary to processors, or for processors. And I believe that also our friends, the producers of steel, have certainly understood that and perfectly know that in the coming months we will need to sit together and debate about important topics to find solutions, which may not be the optimal solution from the very beginning. We will work hard on this. Maybe we will be able to continually improve this, also focusing on international trade, that in the last few months has been the source of conflicts. So this kind of exchange, which will start here at Maidensteel, at this fair where we can finally meet, where we can finally sit around a table, where we can finally speak to each other in person rather than talking to a computer screen. So the reactivation of a real exchange will allow us to accelerate our development. So thank you very much to siderweb. Thank you very much to all of you. And I wish you all the best. And I believe we can all do our best. Thank you very much, President Benzer, for this team spirit that we all really need. Paper Banker is not just a sponsor. It is the third bank in our country for number of offices. And is a bank that wants to understand the logics of our industry and support our world. So I would like to invite the coordinator for Lombardy, Mr. Stefano Vittorio Kuhn. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank President Morandi. We are students in this scenario, and for us, Maidensteel and President Morandi represent competence, something we are always searching for. We heard the word renaissance, and this is indeed a wish we all have. I would like to use for a few seconds a more practical example. From an economic point of view, our observatory makes us say that we're at a turning point. For those who go in the mountains, a turning point has a special slope. You need to be precise when you curve, and there are hairpin turns. And so the perseverance we continue to show in the supply chain and the solutions we're trying to propose for the steel world, which will require different applications compared to the past, because in moments of turbulence, it's not turbulence which creates a problem, but to tackle it with a different logic, or logic which is no longer contemporary. So this is the inspiration of BPR, the third bank group, with an integral logic, that of being one of the four wheels of this vehicle, called upon to respond to an important commitment, and we try to do this to our very best. Last but not least, as we said before, from our observatory, so this is food for thought, the previous speakers have spoken of important international challenges, decarbonization, everything which awaits us with the recovery and resilience plan. But I think that a lot of the companies in the supply chain from now onwards will have to take into consideration new scenarios. And this does not mean simply relying on the traditional tools of the past.
we look with great attention in other fields for operative cooperation initiatives which are giving very interesting results. And if we can play our role from this viewpoint, we'll do our best. Thank you, and I wish you all a very happy maiden's deal. Thank you very much. This is an important historic moment in time. We mustn't waste this. We have to live this and write this together. Iperbanca. Da più di 150 anni parliamo la lingua dei nostri clienti. Buongiorno, Ada. Come andiamo? Tiriamo avanti. Dai, ti imbota, va là! Biper Banane e Lamponi, l'ortofrutta che Bianca ha rinnovato con il nostro aiuto. E consegno anche a domicilio. Biper Batter d'Occhio, il tempo che Bruno ci mette a inviare denaro da quando usa l'app. Quel basamento lì le minga fuori. Biper Bel Paese, da Torino a Brescia, da Arezzo a Cosenza. Perché paese che vai, Biper Banca che trovi. Thank you.
Dear all, the Italian Association for Metallurgy is pleased to invite you to the next European Congress about continuous casting that will take place in Bari. This meeting can be attended live in Bari after the health emergency that affected our countries, and it is an important meeting that represents a fruitful opportunity for the exchange of ideas, technological advancement after the productivity troubles that have affected our companies during the emergency. We hope to find you in Bari. Certainly it's possible also a connection, a remote connection to involve you in this important meeting, and we wait you on October 20th to 22nd for this meeting, and so see you soon. The Green Way, for automotive industry, supply chain. We recycle scrap, giving steel infinite life. The continuous charge of capable scrap significantly reduces the environmental impact of the merger. We do not waste the heat produced by melting plants. In this way, we reduce CO2 emissions. More than 5 kilometers of oxygen pipeline eliminate 1,250 tanker trips in 1 year. We have acoustically isolated more than 20,000 square meters of surface. We have reduced
the use of fresh water for production purposes. We recycle 100% of powders and gases produced by the melting activities. We will cut 8,800 tons of CO2 in the next 20 years. Green steel. For us, not only a mission, but a concrete reality. In a world where change is the only constant, where the pace of life is getting faster and faster, and where distances are becoming more and more irrelevant, we are designing the logistics solutions of the future. Our customers' needs are the blueprint we use to make their individual requirements become a reality. Whether it is single wagons or block trains, conventional or intermodal solutions, we offer comprehensive first last mile services that extend as far as high frequency networks on the Eurasian continent. 24 hours a day, 365 days a year. That's how we roll. With the passion and innovative strength of our 9,400 international professionals, we provide a major contribution to making rail freight transport the logistical backbone for the Europe of the 21st century. 95 million tons of goods transported every year undoubtedly prove that fact. Thank you.
2001-2021, siderweb compie 20 anni. In 20 anni siamo cresciuti e diventati una community. La community dell'acciaio radicata in Italia, ma capace di guardare anche oltre confine. Per questo oggi parliamo anche inglese e francese, grazie a notizie tradotte in tempo reale. Lo abbiamo fatto per rendere possibile il dialogo con gli operatori di tutto il mondo, perché il mondo ci guarda. Un pubblico sempre più vasto ed esigente chiede più notizie e più mercato. Così abbiamo allargato la gamma di prodotti inseriti nella rilevazione settimanale dei prezzi effettuata dal nostro ufficio studi. Oggi sono disponibili anche le quotazioni di 17 prodotti in acciaio inossidabile, tra finiti e materie prime, che portano a 54 i prezzi rilevati per il mercato nazionale. Abbiamo reso più agile e veloce la navigazione su siderweb.com. Un sofisticato sistema di intelligenza artificiale consiglia gli articoli vicini agli interessi di ciascuno. L'esperienza immersiva dell'Infinite Scroll permette inoltre di leggere notizie in successione, senza più click. Abbiamo infine introdotto gli audioarticoli. Adesso analisi e news, prezzi e mercati sono riproducibili in formato audio. Ciò consente alla nostra community di restare aggiornata in ogni momento. 4 novità, 4 regali per il compleanno della nostra piena maturità. E una promessa, vogliamo continuare a crescere, tutti insieme. Siderweb, da 20 anni, parla l'acciaio. Siderweb è la comunità dell'acciaio. Da 20 anni il punto di riferimento per l'industria siderurgica italiana. Ogni giorno su siderweb.com puoi trovare le più importanti notizie dal mondo dell'acciaio nazionale ed internazionale. Interviste ai protagonisti, video, rassegna stampa giornaliera, approfondimenti, rubriche e la visione degli esperti. Contenuti di qualità preparati ogni giorno con passione e professionalità dalla redazione di Siderweb. L'ufficio studi Siderweb rileva i prezzi dei prodotti siderurgici italiani. Quotazioni certificate dal laboratorio di statistica, dati, metodi e sistemi dell'Università degli Studi di Brescia. Inoltre, analizza settimanalmente i trend di mercato dei diversi prodotti in acciaio. Un'offerta che si completa con i prezzi internazionali, l'analisi tecnica e la rilevazione dei volumi. Made in Steel, bilanci d'acciaio, i webinar e i convegni digitali settimanali sono solo alcuni degli eventi gestiti da Siderweb. Momenti di incontro e di confronto, di relazione e di approfondimento.
siderweb mette inoltre a disposizione le conoscenze consolidate per percorsi formativi personalizzati attraverso SiderLab. SiderHub affianca invece le imprese nella costruzione e nella narrazione del brand. Strategie di comunicazione per il mondo dell'acciaio. SiderWeb. Da 20 anni parla l'acciaio. This is what AIC has been doing since 1975. Automazione Industriale Capitanio, designs, manufactures and commissions, turnkey automation plants worldwide. For decades, we've been moved by an unchanging passion that drives us to innovate constantly, to always provide our customers with the best available solution. Their experience is all in your hands. Capitanio, tailored automation.
arrivata appunto un anno fa, quando è successo il tutto, a dover chiudere l'attività, e dal di lì ho cominciato a tirare fuori il meglio di quello che stava succedendo. Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento. E qui con me c'è il dottor Luigi Cuzzolin, amministratore delegato Pipex. Pipex Italia è l'organizzazione responsabile del marketing e delle vendite di uno dei più grandi produttori europei di tubi senza saldatura in acciaio, Zeleziarne Pod Brezzova, che esporta in tutto il mondo. E proprio in un contesto generale in cui la pandemia del Covid-19 ha lasciato dei segni tangibili sui bilanci delle aziende della filiera dell'acciaio, Pipex ha chiuso il 2020 in utile, nonostante il calo di fatturato. E allora la domanda ovvia: come ci siete riusciti? Beh, direi innanzitutto buongiorno a tutti, a chi ci segue. Io dico una cosa semplicissima: il parco clienti che abbiamo, il meraviglioso parco clienti che abbiamo, non ci hanno lasciato soli, ci hanno seguito. Abbiamo fatto dei grossi sacrifici all'interno dell'azienda senza ricorrere a nessun ammortizzatore sociale o a ristorni, per cui direi bene, siamo soddisfatti. E la prima parte del 2021 che andamento ha avuto anche in termini di ordini e di volumi? Ora, il 2021 per il nostro comparto è stato ha avuto un inizio abbastanza complicato, perché ci siamo trovati davanti a un'impennata incredibile sui costi delle materie prime, con però un portafoglio ordini che arrivava da un momento abbastanza critico in termini di domanda, per cui abbiamo dovuto sostenere da una parte dei prezzi già fissati e dall'altra però un aumento dei costi delle materie prime che ci ha un po' penalizzato. E quindi ha penalizzato proprio anche sulle vostre operazioni il caro materie prime in generale? Sì, moltissimo. Devo dire che ha sorpreso un po' tutti, perché nessuno avrebbe mai pensato a incrementi di questo tipo. Infatti credo che sia stato il mondo completamente spiazzato, però poi vabbè, ci siamo rimessi in rotta, abbiamo messo la barra dritta e adesso ci siamo riallineati. Dottor Cuzzolin, che cosa prevede invece per la seconda parte dell'anno? Più che cosa prevedo, che cosa mi auguro. Io credo che il nostro settore stia vivendo un momento molto importante, non solo sul livello di prezzi che finalmente restituiscono al settore tutti i sacrifici che ha fatto, ma ho visto che si è alimentata una coscienza pubblica che ha capito che il nostro settore esiste. Quindi mi auguro che non solo continueremo a dire ci siamo, ma consolidiamo la situazione che abbiamo, in modo da pensare i prossimi anni di avere un ritorno sugli investimenti che facciamo che sia adeguato. E i prezzi sembrano essere entrati in una fase di relativa, diciamo appunto, stabilità. Gli aumenti registrati nei mesi scorsi sono diventati strutturali? Anche qui è un augurio, mi auguro di sì, perché io credo che sia importante che tutti gli operatori capiscano che a questo livello ci siamo arrivati con dei grandi sacrifici, è bene mantenerlo e spero che nessuno si faccia prendere dal panico se dovesse mancare leggermente la domanda, perché credo che con l'inizio del nuovo anno, con tutti i soldi che verranno riversati sul territorio, col PNRR ci sarà veramente una domanda in crescita e quindi i prezzi verranno sostenuti. E di recente avete lanciato una bellissima novità, i Pipex, una vostra piattaforma, no, di commercio proprio elettronico. Voi l'avete definito un aggregatore online di prodotti in acciaio inossidabile, intesi come prodotti finiti, ma anche come prodotti lavorati, come i rubinetti, come gli accessori. Qual è stata la risposta del mercato? Beh, diciamo che è una neonata questa società, i Pipex. Diciamo, i primi segnali sono molto positivi, il mercato deve abituarsi a questo, perché se nel privato ormai siamo abituati a comprare tutto online, nel nostro settore c'è ancora una certa reticenza, ma i segnali che abbiamo avuto all'inizio ci stanno dando ragione, quindi
incrociamo le dita, speriamo che tutto vada bene. Andrà sicuramente in parallelo poi con proprio con l'avvento di Pipex. Avete avviato anche la Pipex Energy, Energy, che si occupa proprio di fornire, no, al settore siderurgico materiali innovativi per la riduzione del CO2 nei processi per la produzione in acciaio di forni ad arco elettrico. Qui come procedono le operazioni? Allora, questa è la seconda anima del nostro gruppo. Siamo ovviamente molto sensibili, come tutti credo, al problema delle emissioni del cambiamento climatico. Abbiamo deciso un anno e mezzo fa di buttarci nella ricerca con delle persone molto preparate e stiamo mettendo a punto dei prodotti che aiuteranno, ci auguriamo, molto le acciaierie a ridurre le emissioni di CO2. Il progetto è in stato avanzato, abbiamo già presentato domande di brevetto per alcuni prodotti e cominceremo le sperimentazioni già tra dicembre e gennaio. Quindi fine anno questo e inizio del 2022. E allora non mi auguro che dirle di, insomma, un buon lavoro, augurarle grazie. Un buon lavoro. Grazie, grazie mille, mille, grazie a tutti, grazie. Buongiorno e benvenuti, siamo in compagnia di Nicola Zamboni, key account di Morandi Steel, benvenuto. Grazie, buongiorno. Morandi Steel ha una lunga storia alle spalle, tradizionalmente posizionata a livello della distribuzione di tubi in acciaio in carbonio, con un'ampia gamma di tubi in acciaio e un focus su prodotti strutturali, e di recente si è lanciata in un ambizioso progetto. Ci eravamo lasciati proprio a Made in Steel 2019 con il vostro annuncio sull'acquisto di un nuovo macchinario laser 3D per tubi strutturali e un investimento di circa, ricordiamo, 2 milioni di euro che vi ha permesso un riposizionamento sul mercato, passando dall'essere un distributore puro a centro servizi. Qual è stata dunque la risposta del mercato? Sì, è stata una risposta assolutamente positiva, diciamo che è stata una scommessa vinta. Siamo riusciti a spostare il nostro business dall'essere semplici distributori, ci siamo avvicinati al mondo degli utilizzatori finali. Siamo in grado oggi di dare il prodotto lavorato, finito, pronto per essere utilizzato, favorendo così anche i tempi di consegna del nostro utilizzatore finale. Dopo 2 anni di impegno, la macchina oggi lavora 24 ore su 24. Quindi diciamo che siamo pronti anche a nuovi investimenti in questo campo. E allora, domanda d'obbligo, come è andato il primo semestre del 2021 in termini di ordini, in termini di fatturato, e come prevedete poi la seconda parte dell'anno? Diciamo che è stato un 2021 da record, si preannuncia essere la migliore annata dalla fondazione della nostra azienda. I dati al 30 settembre ce lo confermano, grandissima risposta del mercato post-Covid, siamo riusciti comunque a chiudere un buon 2020 nonostante tutte le problematiche della pandemia, quindi ottimo 2021 e stiamo già programmando gli anni a venire. E a proposito di domanda e di mercato, si è aperta una grande opportunità, una grande finestra, no? Con il PNR, le imprese sono nella fase di pianificazione proprio degli investimenti, quindi quali sono le vostre attese e come vi state preparando? Sì, ci aspettiamo molto da questo piano del governo. A oggi il settore delle costruzioni è ancora abbastanza fermo, quindi aspettiamo una bella ripresa decisa dopo questo intervento. Stiamo stringendo accordi con i più grandi studi di progettazione per intercettare a monte la richiesta dei nostri possibili futuri clienti, per dare consulenza agli studi proprio per reperibilità del materiale, possibilità di lavorazioni, eccetera. E il piano industriale della Morandi Steel vuole portarvi proprio a traguardare il 2025 con un miglioramento di marginalità, puntando su una stabilità del fatturato. Come ci arriverete? Vogliamo portare sempre di più il nostro business verso l'utente finale, quindi ridimensionare la parte di distribuzione pura, spostandoci sul nostro cliente finale. Quindi stiamo diventando più che un distributore un centro servizi, ma vogliamo esserlo in modo innovativo,
abbiamo potenziato per dare sempre un migliore servizio al cliente il settore della logistica e degli acquisti con nuove figure dedicate. Stiamo implementando un nuovo sistema ERP integrato con un nuovo sistema CRM che ci consente di tenere sempre sotto controllo tutte le richieste dei nostri clienti. Stiamo facendo nuovi investimenti, nuove tecnologie e l'anno prossimo sarà un anno di grandi novità. Grandi novità, e tra i vostri insomma obiettivi c'è quello di dare appunto al cliente finale una user experience unica. In che modo volete riuscirci? Stiamo studiando un servizio che per questo settore è innovativo. Vogliamo dare al cliente la possibilità di vivere a pieno, dal momento dell'ordine fino al momento della consegna, tutta l'esperienza che corre nel mezzo. Quindi stiamo già implementando un sistema di tracking che parte già al nostro interno, per nostra logistica, dal nostro magazzino, ma che consentirà al cliente di avere poi sotto controllo in tempo reale il proprio ordine e la propria commessa. Quindi dal momento in cui viene inviato l'ordine, sapere passo passo cosa stiamo facendo, come stiamo lavorando il materiale, fino a quando poi verrà spedito e consegnato. Stiamo anche implementando una nuova tecnologia, la chiamiamo il tubo parlante. Quindi stiamo progettando dei sensori, dei sistemi, che consentono poi al nostro materiale, una volta posizionato e finito, di dare sempre in tempo reale la propria condizione di salute per prevenire e fare manutenzione in tempo, diciamo. Possiamo dire che Morandi Steel è una fucina di idee? Diciamo di sì. Da qua al 2025, che è il nostro nuovo piano industriale che ci siamo prefissati, avremo tante novità. E allora non mi resta che augurarvi un buon lavoro. Grazie al dottor Nicola Zamboni, key account di Morandi Steel. Grazie a voi. Siamo con Andrea Tonini, CSO e socio di IBM Group. Buongiorno. Buongiorno. Una holding che ha un fatturato consolidato di oltre 70 milioni di euro, è specializzata nei sistemi di automazione e robotica per la siderurgia ed è contractor per il settore delle energie rinnovabili. Le chiedo subito in apertura, qui a Made in Steel si parla di rinascimento perché il settore dell'acciaio è ripartito, sta ripartendo, è un sentiment che anche lei condivide, è una sensazione che anche lei ha dal suo osservatorio? Sì, lo condivido, diciamo che il mercato risponde bene, c'è questa ripresa generale che penso che sia per tutti un sintomo positivo di questo prossimo futuro. Voglio ringraziare siderweb per questa organizzazione e questo modo di operare che sicuramente permette di distribuire le informazioni e di fare tema comune di quelli che sono le tematiche dell'acciaio. È sicuramente una trasmissione ed un'organizzazione molto apprezzata. Ripartenza è la parola chiave, l'acciaio, l'abbiamo detto, sta ripartendo. Però a lei che è del settore chiedo anche quali sono le leve sulle quali bisogna puntare per ripartire definitivamente dopo un periodo così difficile come la pandemia. Ma dal nostro punto di vista, essendo una società che ha uno skill tecnologico, assolutamente tutti gli aspetti legati alle tecnologie che permettono di migliorare i processi, che permettono all'imprenditore di conoscere i propri processi attraverso tutti quei sistemi e quegli impianti che permettono la raccolta di informazioni istantanee e quindi di conseguenza poi valutando i dati poter intraprendere le giuste scelte imprenditoriali e di investimenti in innovazione. Comunque, come minimo comune denominatore, innovazione tecnologica, innovazione in sistemi, in macchine, in sicurezza e in tutti quegli aspetti che devono essere tenuti in considerazione legati al green e quindi ad ogni decisione presa nel rispetto della green economy. Qui a Made in Steel si torna in presenza dopo tanto tempo. Che sensazione è tornare finalmente a vedersi, a stringersi le mani, a parlare direttamente, perché anche per la filiera dell'acciaio il contatto umano è fondamentale? Assolutamente sì. Per me come persona commerciale, ma penso per tutte le persone presenti a questo evento,
una opportunità per rincontrarsi, per confrontarsi e per poter dialogare vis-à-vis. Assolutamente il Covid penso abbia insegnato a tutti che c'è la possibilità di fare business anche attraverso strumenti come il web, come supporti digitali che fanno risparmiare tempo e fatica, però rimango del pensiero che il confronto a B2B sia fondamentale per una condivisione dei punti di vista, di quelli che possono essere le idee sul futuro, le scelte tecnologiche, le tendenze e quindi l'indirizzo che può avere questo mondo siderurgico per il futuro. L'abbiamo detto, 2021 si riparte, però veniamo da un anno decisamente difficile. Nella vostra holding, nel vostro gruppo, come avete affrontato il rallentamento non solo della produzione dovuto alla pandemia? Che azioni avete messo in campo per fare fronte a questo rallentamento? Ma abbiamo cercato in tutti i modi di trasformare questo problema in un'opportunità. In l'opportunità innanzitutto di curare la nostra azienda dal punto di vista organizzativo, di completarla dal punto di vista strutturale, nel completarla dal punto di vista del rapporto delle persone. Abbiamo fatto un post su LinkedIn questa settimana che dice non siamo fatti solo d'acciaio, siamo un gruppo di persone che lavorano quotidianamente al nostro mestiere, alla nostra azienda, e quindi un'attività di autoanalisi su quelli che erano gli aspetti che potevamo migliorare per essere pronti per la ripartenza, certi che ci sarebbe stata, e belli, se vogliamo usare questo termine, bene organizzati, equilibrati dal punto di vista delle strutture e quindi pronti ad affrontare nel miglior dei modi i bisogni tecnologici del nostro mercato. Ha utilizzato una metafora che mi è piaciuta molto: non siamo fatti solo d'acciaio, siamo fatti anche di mente e di cuore. E la nostra mente, la vostra mente nella vostra azienda viaggia molto, lo diceva prima, anche verso l'innovazione, che è una delle parole chiave per la siderurgia, per Made in Steel e anche per voi. Assolutamente sì, noi il nostro mestiere è la ricerca dell'innovazione tecnologica attraverso l'assiemaggio di quelle che sono le tecnologie, da un lato la conoscenza del processo, dall'altro la conoscenza di quelli che sono i bisogni e quindi i bisogni delle industrie per far fronte, e dall'altra parte la conoscenza dei sistemi tecnologici che ci sono, che le tecnologie mettono a disposizione, per poter riuscire a creare macchine, composti e soluzioni che aiutino il processo siderurgico nel suo insieme. In questa narrazione di questo primo giorno di Made in Steel abbiamo detto rinascimento, abbiamo detto innovazione, mettiamo una terza parola chiave, sostenibilità, che anche a voi in azienda sta molto a cuore. Assolutamente sì, approfittando sempre del periodo di, se vogliamo chiamarlo, calma, nel nostro gruppo abbiamo coltivato e fatto crescere una nuova società di nome Alpi Capital. È una società che ha come scopo la produzione e costruzione di impianti di produzione da energie da fonti rinnovabili, al fine di porre poi sul mercato questa società come società per azioni, che ha come scopo l'integrazione di componenti di energie rinnovabili all'interno dei processi produttivi. È un progetto ambizioso che prevede un piano su 3 anni di realizzazione di circa 50 milioni di euro di investimenti in energie rinnovabili. La società si è recentemente trasformata in società per azioni e ha fatto accedere al capitale vari imprenditori, tra i quali illustri imprenditori del mondo dell'acciaio, che possono usufruire di questa società come una componente intelligente e futura per l'utilizzo di energie rinnovabili nella siderurgia. Non siamo fatti solo d'acciaio, siamo fatti di mente, cuore e anche di relazioni, per cui anche nel vostro gruppo le partnership sono importanti. Ne avete stretta una con Tenova, ma immagino abbiate in mente o abbiate anche altre partnership già in corso. Assolutamente sì, l'esperienza che abbiamo con Tenova è un'esperienza che dà molto alla nostra azienda, perché fa crescere dal punto di vista della cultura, della possibilità organizzativa, della conoscenza dei processi. È un'esperienza che è nata circa 3 anni fa e sta continuando in crescita con successo. È un modo di fare azienda in partnership con altre realtà.
e noi siamo assolutamente aperti a valutare qualsiasi tipo di aggregazione, di opportunità che ci permetta di crescere e di essere maggiormente presenti sul mercato. Un'altra esperienza neonata di rete d'azienda è nata con il gruppo SET di Milano, sempre nel mondo dell'automazione industriale, e questa rete ha come scopo sempre il completamento e la maggiore struttura per dare ai nostri clienti una organizzazione più completa per affrontare grandi impianti. Se vogliamo dare dei numeri, l'associazione BM Group più SET oggi conta circa 250 tecnici a disposizione, quindi un numero rilevante che ci permette di poter approcciare grandi impianti in serenità. Abbiamo volato alto, come si suol dire, e mi viene in mente che il simbolo di Medisteel quest'anno è la fenice, però caliamo anche nel concreto quello che voi fate con alcune case history. So che avete un progetto con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sempre nel concetto di ricerca e sviluppo, che è la base del nostro lavoro, è partito un progetto di ricerca con la Scuola Superiore Sant'Anna circa 3 anni fa, un progetto per la costruzione di una macchina robotizzata di manutenzione del cassetto Siviera nel processo del liquido siderurgico. Questo progetto, finanziato dalla Comunità Europea, ha avuto un grande successo e non solo, a tutti gli effetti si è potuto poi esprimere nella trasformazione di una macchina di processo, acquistata poi da Siderurgia d'Italia, che è stato il sito che ha permesso l'installazione di questa macchina sul processo. Oggi è una macchina di processo, quindi con enorme soddisfazione da parte nostra, grazie all'aiuto di tutti i partner, e quindi possiamo dire che questo progetto, nato inizialmente, ha avuto un suo completamento che è iniziato circa 4 mesi fa. Chiudiamo questa nostra chiacchierata con uno sguardo al futuro, ai giovani. Voi investite molto anche sul rapporto con la scuola e con le università. Anche questo è un punto nodale per il nostro futuro. Il rapporto con le scuole è sempre stato molto importante. A breve speriamo di poter completare il progetto di apertura di un nuovo polo, di un nuovo ufficio all'interno del polo tecnologico di Trentino Sviluppo di Rovereto. È un nuovo ufficio di circa 900 metri quadri, che con un investimento di circa 300.000 euro, che ha come scopo dare la possibilità alla zona di Rovereto e di Trento, ed è stato realizzato con appunto l'obiettivo di poter raccogliere le nuove leve che possono arrivare dalle università, dai poli scientifici di Trentino Sviluppo, dell'Università di Trento e della Scuola Tecnica di Marconi di Rovereto. Quindi a questo si aggiunge anche un'organizzazione di contratti fatti ai giovani delle università in specifici per dare la possibilità di continuare a lavorare e a studiare nel contempo, quindi non solo lavoro, non solo scuola, ma contratti di lavoro specifici per gli studenti. Noi ringraziamo Andrea Tonini per questo sguardo al presente e al futuro dell'acciaio. Grazie. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno e ben ritrovati. Ho il piacere di presentarvi il dottor Stefano Scolari, amministratore delegato ABS. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. ABS è la divisione steel making del gruppo Danieli, specializzata in acciaio speciali lunghi. L'evento dell'anno per voi è stato senza dubbio, no? L'inaugurazione del nuovo impianto Quality Wire Road 4.0 da 500.000 tonnellate l'anno dal vostro stabilimento di Cargnacco in provincia di Udine, fornito ovviamente dalla divisione plant making del gruppo di cui fate parte, appunto Danieli. Investimento di quasi 200 milioni di euro per produrre vergella di alta qualità tra i 5 e i 25 millimetri. Come procede? Ma direi che procede bene. È un investimento che ci fa entrare in un segmento di mercato nuovo per noi, relativamente nuovo, anche se già producevamo
una gamma dal 15 in su di rotoli, un impianto innovativo che ha una serie di caratteristiche uniche di controllo di processo, legate alla qualità, a riuscire a ripetere la qualità costantemente sui prodotti. Quindi stiamo facendo una curva di crescita buona, veloce, quindi siamo soddisfatti. Chiaramente in questi ultimi mesi il mercato ci ha supportato, ma ecco, dobbiamo continuare così, diciamo che le prospettive sono buone. E tra l'altro, insomma, siete entrati tra i finalisti, no? Per gli Stili Awards della World Seal Association nella categoria Innovazione dell'anno. Sì, come dicevo, stiamo parlando di un impianto unico al mondo, quindi l'automazione, la digitalizzazione, la possibilità di avere un controllo di processo assoluto, nessuna persona sull'impianto, riduzione di consumi di gas, cambio misura in pochi minuti rispetto alla ora o oltre l'ora che in impianti convenzionali, più tutta un'altra serie di innovazioni che fanno parte della progettazione, dell'idea dell'impianto, ecco, direi che ci stanno permettendo intanto di proporre qualcosa di differente ai nostri clienti, e anche di partecipare e possibilmente vincere anche dei premi legati all'innovazione. Certo, e quest'anno avete anche annunciato un nuovo piano di investimenti da circa 200 milioni di euro. Siamo curiosi di sapere a che progetti poi saranno destinati. Sì, ma allora è come di consueto, siamo abituati a guardare avanti, nonostante il nostro mercato ci obblighi anche a essere ben focalizzati anche nel presente, visto le oscillazioni che ci sono, e anche questa volta, partendo dall'investimento appena citato dell'impianto Quality Y Road per la produzione di Vergella, abbiamo pianificato i prossimi anni. Quindi con tutta una serie di interventi che vanno dall'efficientamento legato all'essere maggiormente competitivi dei nostri impianti, dei nostri processi, ma anche un'altra serie di idee che passano anche da un concetto di entrare sempre più nelle nostre filiere, quindi di andare a cercarci il valore all'interno delle nostre filiere. Quindi per fare degli esempi, visto che siamo in fase di costruzione proprio in questi mesi, entro fine anno partiremo con un impianto di produzione di sfere macinanti, quindi sfrutteremo la nostra capacità produttiva di barre e di laminati, acciaieria più barre, per produrre delle sfere macinanti che vengono utilizzate nei mulini che appunto macinano le materie prime. Un impianto che avrà una capacità di 150.000 tonnellate, anche qui sarà un impianto innovativo, stile quello che dicevamo prima in termini di tecnologia legata alla Vergella, e anche qui vogliamo entrare in questo mondo che per noi è un mondo nuovo, quindi vuol dire entrare nella filiera e verticalizzare le nostre barre, i nostri acciai lunghi che produciamo, e vogliamo entrarci anche in questo caso differenziandoci per qualità, per servizio, un pochettino il nostro marchio, la qualità che diciamo ci differenzia, quindi vogliamo sfruttarlo. Io ricordo un'intervista che aveva rilasciato proprio a noi di Siderweb, in cui diceva: il DNA di ABS è fatto di passione, no? Per le sfide, questo ci stimola anche nei periodi più difficoltosi. Ma sì, adesso, come dicevamo poco fa, l'appartenenza a un gruppo come Danieli e anche la vivacità che è insita nelle nostre dinamiche di ABS, devo dire, fa sì che da sempre le sfide non mancano, anzi siamo molto propensi all'investimento e a cercare l'innovazione, cercare di fare, come diciamo noi, il level up, il passo in avanti, e quindi devo dire che questa caratteristica che ci ha permesso in quest'ultimo decennio di rendere solida l'azienda con una visione e di portare anche i risultati che stiamo facendo, appunto è un'attitudine che è legata alla nostra capacità di essere
di essere sempre reattivi e veloci anche a interpretare quali sono le evoluzioni del mercato, e anche col supporto di Danieli, direi soprattutto col supporto delle tecnologie innovative di Danieli, riuscire a offrire sempre qualcosa di diverso ai nostri clienti, anche per seguire le evoluzioni che i mercati ci chiedono, perché in realtà sono i clienti che vanno veloci e che cambiano i loro bisogni, quindi noi dobbiamo essere prima degli altri bravi a seguirli e a concretizzarli. Praticamente l'ha già detto lei, no? Le nuove parole d'ordine per quanto riguarda l'acciaio sono sostenibilità e digitalizzazione. Come si declinano quindi per ABS? Ma allora, diciamo che noi anche da nostra storia siamo abituati a non solo a declinare dei concetti, ma anche a renderli concreti, quindi in realtà diversi anni che su questi temi, digitalizzazione e sostenibilità, anche qui con l'aiuto dei nostri cugini di Danieli, della divisione Playmaking, stiamo in realtà da diversi anni, al di là del forte trend che negli ultimi tempi sta spingendo su questi temi, però ecco, stiamo veramente mettendo a concreto nelle nostre evoluzioni, nei nostri investimenti, questi concetti, perché il rischio in questi casi è che rimangano dei bei titoli di comunicazione e che si faccia poco. In realtà noi da diversi anni stiamo lavorando sul risparmio energetico, sia per temi di sostenibilità chiaramente, ma anche perché è una necessità legata all'essere più competitivi. Stiamo con gli investimenti che facciamo spingendo fortissimo su tematiche di automazione e di digitalizzazione. Ci sono tante attività, alla fine la maggior parte degli investimenti direttamente o indirettamente va a toccare ormai queste tematiche. Direi che appunto è una necessità sia per tematiche comunicative, ma soprattutto per la concretezza di essere competitivi, di riuscire a avere dei prodotti che costano meno e che siano anche sostenibili, green. Quindi tra le parole d'ordine facciamo rientrare anche la competitività? Ma quella per noi è sempre stata la base, perché se non si è competitivi si fa veramente fatica a esportare come facciamo noi in 50 paesi di tutto il mondo. È chiaro che differenziarsi per qualità e anche per gamma, perché noi abbiamo una gamma che è unica in termini di disponibilità di offerta, è fondamentale. Però queste oscillazioni che ci sono sempre più frequenti nei mercati in generale, ma anche nelle nostre filiere, obbligano ad avere una base di competitività sempre più spinta. Quindi avere un concetto di valore da trasferire al cliente che abbia insito il concetto di non avere sprechi. Adesso dico delle cose banali, in realtà, ripeto, su questi concetti in realtà stiamo costruendo la nostra strategia con dei comportamenti, con dei fatti concreti, quindi sì, competitività sicuramente è uno dei nostri driver. Dottor Scolari, il bilancio dell'esercizio 2019-2020 si è chiuso in sensibile utile, no? Vediamo 11,7 milioni di euro contro i 59,6 dell'esercizio precedente, nonostante tutte le difficoltà dovute dalla crisi economica post-pandemica. La domanda quindi è: come ci siete riusciti? Ecco, riprendendo quello che dicevamo prima, negli ultimi 10 anni abbiamo investito poco meno di 1 miliardo di euro in tecnologie, in impianti, ma anche nella evoluzione dei nostri processi interni. Appunto, torniamo a concetti di competitività, flessibilità, riuscire a reagire velocemente ai cambiamenti del mercato. Abbiamo migliorato notevolmente il nostro posizionamento nel mondo con i nostri prodotti. Abbiamo tanti prodotti diversi, siamo nel mondo degli acciai lunghi, ma ripeto, oggi facciamo dalla vergella da 5 al forgiato da oltre i 1000, e nel mezzo ci sono veramente, c'è una gamma dimensionale unica e ci sono anche tipologie di acciaio, quindi nuance analitiche che insomma stiamo sviluppando sempre di più anche in collaborazione con i nostri clienti, quindi questo direi che crea una base solida per essere per soffrire meno quando il mercato non va bene e magari fare meglio degli altri quando il mercato va meglio. Unito a questo,
È da molti anni che stiamo lavorando assieme anche alle nostre persone, perché questi, anche questi sono concetti, possiamo avere la visione, ma poi chi le mette in pratica queste sempre, e cerchiamo di tanto essere consapevoli di quello che ci aspetta, cercando di accompagnare questi cambiamenti in modo che ai prossimi bassi, speriamo che siano più in là possibile, del mercato ci facciamo trovare ancora più reattivi, più solidi. E come è andata invece la prima parte del 2021 a livello di ordine di fatturato? Allora, la prima parte è andata molto bene, come credo, anzi senza credo, come direi tutto il comparto siderurgico. Noi anche qui, come tutto il comparto siderurgico, veniamo da un 2020 chiaramente difficile, però ecco, già a fine 2020 noi avevamo avuto dei buoni segnali di ripresa. C'è sempre l'effetto del consumo apparente per quanto ci riguarda, perché c'è stato un effetto svuotamento magazzini lo scorso anno, e ai primi segnali di ripresa è partita per molte filiere anche l'ansia di non avere l'acciaio, perché poi anche nel nostro caso avevamo ridotto i turni, quindi l'output era minore. Quindi ci siamo trovati inizio 2021 con molta pressione sui volumi, siamo rapidamente, anche qui torno alla flessibilità, siamo veramente riusciti in modo molto rapido ad aumentare i turni, andare a pieno ritmo produttivo, che non era scontato visto il 2020 e la situazione critica del 2020, e quindi direi molto bene, abbiamo chiuso un E invece un venendo ottimo semestre. Al mercato degli acciai speciali, qual è il sentiment delle ultime settimane? E poi un'altra domanda che leggo: come prevede andrà, no, la seconda parte del 2021? Ma allora, noi intanto, la seconda parte del 2021 direi che sta andando bene, e ci siamo quasi, nel senso che siamo a ottobre, quindi abbiamo una profondità buona di portafoglio, quindi riteniamo che si concluda un ottimo 2021 solare in assoluto. Per quanto riguarda i mercati, dopo diversi mesi, a partire appunto da fine dell'anno scorso, nei quali le filiere dell'automotive, della meccanica, anche dei mondi che per noi sono molto importanti come l'energia, il wind soprattutto, hanno veramente spinto molto forte, adesso qualche segnale di assestamento soprattutto lato automotive l'abbiamo, insomma, legato soprattutto a quello di cui parlano tutti, quindi le fermate del caso automobilistiche legate ai famosi chip che mancano. Però in realtà siamo positivi perché riteniamo che al di là di questi fattori esterni, che poi sono esterni ma indirettamente chiaramente colpiscono anche noi, i nostri mercati abbiano, le nostre filiere abbiano una tendenziale solidità per i prossimi, riteniamo, 2 anni. Poi non siamo appassionati delle previsioni di lungo termine, perché solo un anno fa facevamo tutti previsioni catastrofiche per anni e poi dopo pochi mesi eravamo tutti a consegne molto lunghe di ordini. Però ecco, parlando del settore automotive per esempio, in realtà siamo ancora indietro di diversi punti percentuali rispetto al 2019, quindi chiaramente questi alti e bassi legati alla fornitura delle materie prime chiaramente influenzano le filiere, influenzano la propensione all'acquisto e di conseguenza influenzano anche i nostri portafogli e la fiducia che i nostri clienti hanno. Però detto questo rimaniamo positivi, e fine anno sarà, riteniamo, buona, e ci aspettiamo anche un buon 2022, devo dire. L'unico aspetto che non è secondario, anzi è primario, che in realtà stiamo monitorando, ma voglio dire non è tanto un monitoraggio, ma in realtà stiamo subendo più che monitorando, è il tema dei costi. Perché penso che sarà uno dei temi che si discuterà anche durante questo evento, e, insomma, costi energetici e costi dei materiali, per noi che facciamo contratti annuali col settore automotive, in questi mesi ci stanno penalizzando fortemente, perché noi facciamo contratti, stiamo ancora onorando i contratti giustamente che abbiamo fatto a gennaio 2021 con quelle condizioni, quindi ci siamo trovati a quadruplicare il costo dell'energia, triplicare il costo del gas, e quindi a subire direttamente questi costi, che sono costi vivi, sono costi diretti giornalieri. Quindi questo, ecco, è il punto di attenzione che stiamo avendo, perché insomma
buon carico ordini, buona propensione e buona fiducia per il futuro, però ecco, il tema dei costi ci sta evidentemente penalizzando forte. L'unica nota dolente, diciamo, è proprio questa dei costi. C'è altro da aggiungere in agenda tra le note dolenti, secondo lei? No, ma insomma, direi che da nostra attitudine siamo abituati a guardare noi stessi e quindi siamo sempre positivi. Siamo positivi perché sappiamo che dipende da noi, no? Quindi in realtà la nota dolente è nolente perché ce l'abbiamo nel conto economico di queste settimane e dei mesi scorsi. E, ripeto, con un mercato che va bene, che è andato bene, è veramente forte questa pressione dei costi che insomma già 2-3 mesi fa aveva preso un trend preoccupante. Adesso devo dire che siamo arrivati a un livello di costi, soprattutto dell'energia, che so che in alcuni casi, adesso poi verificheremo in questi giorni, hanno portato qualcuno a fermare le produzioni, che in un momento come questo devo dire che la dice tutto, perché non siamo ancora arrivati a quello e non vogliamo farlo, però è chiaro che dobbiamo assorbire ed attutire al meglio il colpo, quindi dovremo reagire bene nei prossimi mesi per recuperare questi maggior costi. Dottor Scolari, l'ultima domanda, sono curiosa di sapere com'è stato ritornare a Made in Steel, un anno decisamente diverso rispetto agli altri. Si sperava di arrivare oggi qui, ci siamo? Sì, no, sicuramente siamo contenti di rivederci, visto che è un anno e mezzo che non c'è stata l'opportunità. Devo dire che dai primi feedback che stiamo avendo e anche dalle prime presenze, ma anche dalle presenze che ci aspettiamo e che ci sono state annunciate, si prospetta una edizione importante in termini di presenze. E devo dire che ci sono anche tanti argomenti di cui parlare, ne abbiamo trattati alcuni poco fa, e quindi credo che sarà un'edizione positiva, importante, in un momento importante. Devo dire che per quanto ci riguarda, poi vedremo a consuntivo, ancora più degli altri anni c'è una presenza anche estera, devo dire, anche lato nostri clienti, e quindi questo credo che dimostri ancora di più la strada positiva che sta prendendo Made in Steel, che ha preso negli ultimi anni, ma credo che siamo, quindi complimenti a voi per questo evento. Grazie mille a lei, dottor Stefano Scolari, amministratore delegato ABS, grazie a lei. Made in Steel è appena partita, aperti i cancelli, e noi siamo con Giorgio Guidi, direttore artistico di questa nona edizione. Quali sono i concetti base su cui lei ha lavorato per l'allestimento di questa fiera? Il concetto base è questa idea di apertura, per cui abbiamo lavorato con, prima di tutto, con un concetto spaziale, in cui abbiamo suddiviso le aree utilizzate nei due padiglioni in maniera fluida, in cui non ci siano porte o non ci siano passaggi stretti, in cui si possa vedere continuamente cosa c'è dietro un muro. Infatti abbiamo utilizzato queste grafiche trasparenti o semi-trasparenti per permettere agli spettatori di camminare e vedere cosa succede all'interno dei padiglioni. Abbiamo lavorato con un concetto grafico di grande impatto visivo, perché volevamo trasmettere questa idea, comunicare questa idea di desiderio, del desiderio della ripartenza, che è un po' il tema del Made in Steel e questo concetto del Renaissance che abbiamo applicato alla manifestazione. Partendo da questo punto ho creato degli spazi, appunto, come dicevo, in cui non c'è una definizione esatta, però c'è più un complesso architettonico che permette agli spettatori, appunto, di vivere questo il percorso in maniera un po' più fluida. Ecco, questo è quello che ho cercato di fare. Un'idea di sostenibilità, di innovazione, quanto però le esigenze dovute alle normative anti-Covid hanno limitato la vostra libertà di azione? Quali ostacoli avete trovato? Allora,
in realtà prima di tutto ci sono stati dei ritardi chiaramente dovuti al Covid, perché il progetto della fiera è partito prima che la pandemia iniziasse, per cui era tutta una situazione diversa, come ben sappiamo. Abbiamo dovuto rimandare la fiera un paio di volte, abbiamo ribaltato il progetto anche lì un paio di volte, chiaramente per questioni tecniche, questioni spaziali e per questioni di Covid e di distanziamento. Avevamo bisogno di una sala convegni molto grande per permettere il distanziamento, e anche in questo caso, sempre come dicevo prima, per una questione di apertura, abbiamo deciso di mantenere gli spazi molto ariosi per permettere per non dare un senso di chiuso o di claustrofobico, ma invece di apertura, per permettere a tutti gli utenti di sentirsi anche a loro agio, insomma, in uno spazio chiuso. Com'è vedere il progetto realizzato? Domanda, diciamo, emozionale e sentimentale, dal progetto alla sua applicazione nella realtà. Beh, io sono molto soddisfatto. Capisco che ci siano stati dei, come si dice, capisco che dopo l'anno e mezzo che abbiamo passato non sia facile costruire e rimettersi in moto, però credo che il prodotto finale sia molto vicino a quello che mi ero immaginato, per cui sono decisamente soddisfatto, spero che venga accolto bene.
Biperbanca. Da più di 150 anni parliamo la lingua dei nostri clienti. Buongiorno Ada, come andiamo? Tiriamo avanti. Dai, dai, ti imbota, va là. Biper Banane e Lamponi, l'ortofrutta che Bianca ha rinnovato con il nostro aiuto. E consegno anche a domicilio. Biper Batter d'occhio, il tempo che Bruno ci mette a inviare denaro da quando usa l'app. Quel pagiame lì le minga pure. Biper Bel Paese, da Torino a Brescia, da Arezzo a Cosenza. Perché paese che vai, Biper Banca che trovi. Dear all, the Italian Association for Metallurgy is pleased to invite you to the next European Congress about continuous casting that will take place in Bari. This meeting can be attended live in Bari after the health emergency that affected our countries, and it is an important meeting that represents a fruitful opportunity for the exchange of ideas, technological advancement after the productivity troubles that have affected our companies during the emergency. We hope to find you in Bari. Certainly it's possible also a connection, a remote connection to involve you in this important meeting, and we wait you on October 20th to 22nd for this meeting. And so see you soon. Thank you.
The green way for automotive industry supply chain. We recycle scrap, giving steel infinite life. The continuous charge of capable scrap significantly reduces the environmental impact of the merger. We do not waste the heat produced by melting plants. In this way, we reduce CO2 emissions. More than 5 kilometers of oxygen pipeline eliminate 1,250 tanker trips in 1 year. We have acoustically isolated more than 20,000 square meters of surface. We have reduced the use of fresh water for production purposes. We recycle 100% of powders and gases produced by the melting activities. We will cut 8,800 tons of CO2 in the next 20 years. Green steel. For us, not only a mission, but a concrete reality.